a parlare, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io ringrazio innanzitutto il sottosegretario Bergamini perché, ripeto, come è già stato detto negli altri discorsi, si è ritrovata questa patata bollente, mi si consenta il termine, così da un momento all'altro, e ringrazio comunque per la disponibilità che ha dato negli incontri che sono stati fatti durante la Commissione. Così come ringrazio comunque tutti i colleghi della Settima Commissione che hanno avuto modo di discutere anche tramite le audizioni questo provvedimento. Questo che è un provvedimento che forse, caso strano, trova il consenso pressoché unanime rispetto al fatto che è un decreto legge che doveva essere emesso in quanto emergenziale, cioè in un momento di urgenza, perché c'era il problema giustamente della partecipazione della compagine italiana alle prossime Olimpiadi di Tokyo, che già vedranno comunque un deficit, perché è di ieri la comunicazione appunto che verrà svolta senza la presenza del pubblico, quindi comunque sia una manifestazione olimpica che sarà comunque di fatto dimezzata, perché ovviamente la si potrà soltanto seguire tramite i media, tramite i social. Ma detto ciò, cosa fa questo decreto? L'abbiamo detto in tanti, riassumo, magari semplifico, ma giusto per fare un po' il punto. Sostanzialmente il CIO ci dice il CONI non ha garantita la propria autonomia e perciò lo Stato deve dare una forza organica al CONI per poter espletare le proprie attività. Autonomia, ecco. Questo è un termine che io, durante preparando il discorso, è ritornato più volte, perché anche la senatrice Sbrollini poco fa diceva che con questi numeri non si poteva garantire a pieno l'autonomia del CONI. Ecco, io credo, rispettosamente non sono d'accordo con questa affermazione, perché credo che questo decreto comunque garantisca la possibilità al CONI di svolgere le sue funzioni. Chi conosce la realtà del CONI sa benissimo che sia per quanto riguarda la sua parte centrale, diciamo, sia le sue articolazioni territoriali, si troverà nella possibilità di comunque svolgere le proprie funzioni, di svolgere le proprie funzioni elettive, cosa che sta facendo regolarmente anche in queste settimane. Ecco, l'autonomia, cos'è l'autonomia del CONI? Perché dobbiamo farci questa domanda. L'autonomia non deve essere un obiettivo, questa è una cosa fondamentale secondo me. Deve essere uno strumento che il CONI utilizza per portare avanti il vero spirito sportivo. Questo secondo me è una cosa che dobbiamo sottolineare, perché sennò perdiamo di vista l'obiettivo che è vero, quello di portare davvero, di far conoscere lo sport nelle sue qualità migliori, quello di poter crescere, educare. Molti colleghi hanno richiamato grandi e bei principi che io sottoscrivo, perché lo sport serve per combattere le differenze, serve per integrare la disabilità. Ho sentito poco questo termine in questa giornata. Lo sport serve anche per i disabili, per far sì che possano davvero integrarsi e possano sentirsi parte reale della società, perché purtroppo, se ce lo dobbiamo dire, molte volte questa integrazione vera non c'è. Non è soltanto un'integrazione fra i diversi colori della pelle, i generi, è anche questo, la disabilità. Io tengo molto a questo tema, io lo ricordo sempre. Ma detto ciò, siamo tutti d'accordo che questo è un decreto che doveva essere adottato, che è stato adottato, pertanto la fiducia verrà data anche dal nostro gruppo, però una cosa va detta, una riflessione che è stata riportata da tanti, se non tutti i gruppi, la riflessione sullo sport. Il collega Saccone prima diceva giustamente CONI deve guardare a quello che è l'ambito più federativo, forse, più agonistico se vogliamo, la partecipazione alle Olimpiadi appunto. Poi c'è Vita e Salute, che è un'altra realtà che è più focalizzata sullo sport di base. Ecco, questo è importantissimo, devono riuscire a parlarsi, a dialogare. Le tifoserie, sono d'accordo, collega Saccone, non ci devono essere. Purtroppo quando leggo qualche articolo di giornale, questa tifoseria purtroppo c'è, e forse noi in quest'aula dobbiamo ricordarlo a tutti i protagonisti a livello dirigenziale, che le tifoserie devono essere davvero messe da parte. Ricordiamoci che lo sport serve per integrare, ricordiamocelo sempre. E appunto anch'io mi collego personalmente alla richiesta sostanzialmente di creare un'interlocuzione
tra il governo e il mondo sportivo, perché non perché lo chiede il senatore Pellegrini, non perché lo chiede la Lega, non perché lo chiede il Senato, ma perché lo chiede il mondo sportivo. Chi ha modo di frequentare l'ambito della promozione, delle federazioni, sa benissimo che tutti richiedono un interlocutore, perché, e qui faccio un passo indietro dal punto di vista temporale, nel passato l'interlocuzione era iniziata. Io mi riferisco alla presenza del ministro Spadafora, che aveva iniziato obiettivamente, lo dico da appartenente del gruppo della Lega, un buon lavoro, perché aveva cominciato un confronto dando un rilievo particolare a quello che, a cui tengo, che è la promozione sportiva, la promozione sociale. È stato fatto uno scambio, cioè io ho partecipato anche dei lavori, ho avuto dei confronti con il ministro Spadafora, poi il silenzio più totale, poi arrivano gli atti di governo in commissione, poi si fanno le audizioni, poi non si sa più nulla. Ecco, io credo che questo è un monito per questo governo, che ha i numeri e le carte in regola per portare a termine questo discorso, ma portarlo a termine in senso propositivo, in senso obiettivamente positivo per lo sport. Perché al di là degli slogan, tutti quanti facciamo sport, nelle nostre famiglie tutti quanti abbiamo contatto con lo sport, per i figli, perché lo pratichiamo noi, perché ne abbiamo bisogno per la riabilitazione, anche l'ambito riabilitativo, che è un ambito all'interno dell'ambiente sportivo che non viene abbastanza sottolineato. Ecco, dobbiamo riuscire a creare un vero ambiente propositivo e positivo, perché davvero chi conosce anche gli ambiti dirigenziali sportivi sa benissimo che non c'è ambiente più litigioso che supera anche la litigiosità che abbiamo qui dentro. Quindi, secondo me, da questo governo, da queste persone che partecipano a questo governo, deve arrivare un monito, un invito, una prima carta da mettere sul tavolo. Sediamoci tutti attorno, cerchiamo di fare meno personalismi e far sì che quell'autonomia che oggi noi andiamo a consolidare con la votazione della conversione di questo decreto sia un'autonomia vera, finalizzata all'obiettivo finale. Perché se no facciamo tante belle parole, siamo tutti contenti di vedere le Olimpiadi e i nostri atleti, che ci auguriamo tutti facciano degli ottimi risultati e portano onore agli ambiti sportivi italiani, però poi dopo finisce tutto lì. Poi dopo però finisce che molte persone, come immagino succederà a tutti voi, riceverete tonnellate di messaggi, centinaia di telefonate in cui vi si dice che sì, tante belle parole, però noi siamo chiusi da un anno, io ho ricevuto solo due bonus e io è un anno che non prendo nulla. Questi sono il tenore delle telefonate che arrivano, dei messaggi. Io mi auguro che nel prossimo provvedimento lo sport sia degnamente considerato, e uso appositamente il termine degnamente, perché si tratta di dignità, perché non ci sono semplicemente quelli che utilizzano le associazioni sportive per mascherare delle attività commerciali, ci sono anche quelle persone, e sono la maggioranza, che lavorano all'interno dello sport per il bene del prossimo, per il volontariato, e noi queste persone le dobbiamo aiutare, perché lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo agli anziani che comunque sia possono praticare sport, ai disabili, come dicevo prima. Abbattere le differenze lo si può fare se si dà dignità a coloro che lavorano all'interno di questo comparto. E credo davvero che, io mi auguro che il prossimo decreto sostegni che dovrà arrivare, mi auguro davvero che ci sia la possibilità, lo spazio e la sensibilità, ma su questo non ho dubbi, affinché tutto questo mondo che magari ritroviamo nelle piazze un po' arrabbiate, e in parte hanno anche ragione, possano trovare davvero un appoggio, un sostegno, ecco, utilizziamo questo termine, ma diamolo davvero, sosteniamoli, perché se non li sosteniamo noi che siamo qui, siamo deputati, siamo stati votati per essere qua a lavorare in questo senso, se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno. E poi dopo, nelle strade, nelle palestre, ci dobbiamo ritornare, ma con che faccia ci ritorneremo? Ecco, io chiedo questo sforzo al governo, ovviamente in prospettiva, termino Presidente, e credo davvero che
Spero che le richieste che ho fatto, quindi le richieste di accantonamento delle tifoserie, come era stato già detto, ricercare di lavorare per l'obiettivo che è lo sport, che è la società, il benessere delle nostre persone, dei nostri figli, venga davvero accolto dagli interessati. Quindi ovviamente, come ho già detto, il gruppo Lega, Salvini Premier, PSDAZ, voterà a favore della fiducia. Molto gentile, grazie. L'ultimo intervento prima di quelli in dissenso è della senatrice Danila De Lucia. Prego, senatrice. Grazie, Presidente. Colleghe, colleghi, prima di cominciare ad esporre la mia relazione sulla fiducia che il Movimento 5 Stelle vorrà porre a questo decreto, mi sento di dover citare anch'io, come hanno fatto i colleghi in precedenza, la questione della pallavolista Lara Lugli. La sua vicenda ci consiglia di continuare a lavorare sullo sport e su tutte le esigenze che, oltre questa specifica che riguarda la legge 49-81 rispetto al professionismo nel mondo dello sport, ci spinge a valutare che sono molte le questioni nelle quali dobbiamo intervenire rispetto al mondo dello sport, non ultima appunto i ristori che il settore dovrebbe ancora ricevere. Per questo anche è indispensabile che il governo crei un corridoio, un passaggio, un'esigenza, un ufficio, qualcosa verso il quale possiamo rivolgerci per tutte queste numerose questioni che abbiamo la necessità di affrontare nel mondo dello sport. Allora, lo sport per sua natura è il regno dell'azione fisica umana e come tale vive della passione e del vigore atletico di chi lo pratica. Dunque, da sempre, per permettere la sussistenza dello sport, si è profilata la necessità ineludibile di sancire un insieme di precetti e regolamenti che ne consentissero un razionale svolgimento senza intaccarne natura ed essenza, coinvolgente il diritto di esplicarsi in maniera tutelata e tutelabile, erga omnes. Da qui l'autodichia del mondo dello sport, dalle gerarchie istituzionali più alte, come quelle del CIO a livello internazionale, a quelle dei comitati nazionali come il CONI, a cui aderiscono le varie federazioni sportive dei singoli sport. Questo principio universale, valido in tutto il mondo CIO, tuttavia, era stato messo in pericolo, era stato bersagliato da un insieme di disposizioni di un recente passato mal calibrate rispetto all'assunto da cui siamo partiti. Anzi, dall'assunto su cui si basa lo sport professionistico a livello mondiale. In proposito dirà la ministra Stefani. E poi c'è un altro tema molto caldo, quello dei congedi parentali e dei bonus babysitter per i genitori che lavorano, congedi che sono ormai scaduti a dicembre, ma le scuole, come sappiamo, continuano a rimanere chiuse soprattutto in tutte le zone rosse del paese. In testa abbiamo detto il capitolo, quindi vaccini per le persone fragili, gli aiuti ai disabili e anche a tutte quelle persone non autosufficienti che hanno bisogno di cure e i vaccini anche ai loro familiari che se ne prendono cura. Ma ci sono anche temi economici sul tavolo. Al ministro dell'Agricoltura Patuanelli è indirizzata in particolare una interrogazione sul bonus ristorazione, un bonus che era stato inserito nel decreto agosto 2020 e che assegnava dei fondi ai ristoratori per l'acquisto di materie prime Made in Italy. Adesso stiamo per entrare in aula dove c'è Elena Bonetti, la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Dicevamo, il ministro dell'agricoltura quindi risponderà sull'erogazione di questo bonus ristorazioni. Sta entrando, vediamo nelle immagini in